possiamo. Io ringrazio il ministro Carrozza che ha voluto e con me ha concordato una anticipazione di quelle che erano le misure sulla lotta al tabagismo previste dal DDL che abbiamo presentato prima dell'estate, proprio inserendole in questo decreto legge. Abbiamo quindi anticipato in un decreto legge sia il divieto di fumo in tutti i luoghi pertinenti alle scuole, agli istituti scolastici, sia le misure di divieto di fumo della sigaretta elettronica all'interno appunto degli istituti scolastici. Questo perché ci sembrava corretto inserire queste norme e renderle operative proprio all'apertura dell'anno scolastico e quindi cominciare così questa campagna di prevenzione nei luoghi in cui si formano i ragazzi italiani. I proventi di queste sanzioni amministrative verranno reinvestite nella prevenzione, quindi nella lotta al tabagismo, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi. E questo è il primo di una serie di misure che stiamo studiando di tipo interministeriale, quindi con il ministro Carrozza e con altri ministri. E allora abbiamo ascoltato anche il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.